Piegate le ginocchia e andate a terra a quattro zampe. Mettete le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche. Cercate di ricordarvi che non volete stare con le braccia rilassate e quindi con le scapole vicine, ma volete spingere con le vostre mani per portare le scapole ben ancorate alla cavità. Che la vostra coda del coccige non guarda tra le gambe e non guarda il soffitto, ma rimane in neutro. Quindi, se avete una parete sopra di voi, ricordate che volete poggiare l'osso sacro, il punto tra le scapole e il centro della vostra testa. Ok, immaginatela veramente. E immaginate di strisciare la vostra schiena che resta in neutro su questa parete, spingendo e tirando con le vostre mani. Usate anche le dita dei vostri piedi sul pavimento che spingono e tirano anche loro. Ok, quindi i piedi spingono in avanti mentre le braccia tirano e viceversa. Ok, continuate questo movimento mantenendo la testa in linea con la colonna senza farla cadere o senza guardare avanti. E adesso andiamo un po' in obliquo verso un tallone e poi verso l'altro. Inspirate e respirate senza fermare il vostro respiro e senza andare in apnea. Ne fate ancora uno. Ok, ultimo. Vi fermate al centro e usate bene ancora mani e piedi sul pavimento mentre portate la vostra coda del coccige tra le gambe, la colonna si flette, lo sguardo arriva anche lui tra le gambe. E adesso dalla coda di nuovo. Andate, passate dal neutro e andate un po' in estensione, senza mollare l'attivazione del vostro addome, senza crollare con le braccia. Quindi, espirando, fate una bella gobba, lunga, e ispirando una piccola estensione. Sentite che lo sguardo è collegato al movimento del vostro coccige, quindi immaginate che il naso e il coccige siano connessi tra di loro e si muovono. Fermate rotondi, prendete un bel respiro, pensate che siete una vela che si sta gonfiando con il vento che arriva dal basso. Provate a non mettere tutta la forza nella parte alta del collo, ok, ma sentite che volete esprendervi nella parte posteriore e poi ritornate in neutro, poggiate il dorso dei piedi e andate giù. E siete pronti per andare a terra, sdraiati, con i piedi in linea con gli ischi, le braccia lungo i fianchi, i punti di appoggio sono i vostri piedi, l'osso sacro, il punto tra le scapole e la nuca con la gola rilassata. Provate a sentire che quando prendete l'aria non staccate le vostre costole da terra. Iniziate solo un piccolo movimento con i vostri piedi che vanno a martello in modo alternato, prima a destra e poi a sinistra. Provate a appoggiare le mani sul bacino e sentite che il vostro addome vi aiuta a mantenere il bacino stabile, ok, come se aveste due tazzine di caffè sopra le anche e volessero rimanere sempre piene. Cambiate il movimento dei vostri piedi portando il tallone su e giù, prima col destro e poi
contatto ed espirando portate la gamba destra su col piede martello. Ispirando portate il braccio sinistro su a 90 gradi e il braccio resta teso, le dita sono ben lunghe verso il soffitto. Adesso prendete un bel respiro per prepararvi ed espirando tutti e due gli arti vanno verso il pavimento e ispirando ritorna. Non è necessario toccare a terra. Ricordatevi che volete muovere questa leva del vostro corpo e non volete cambiare l'angolo del vostro ginocchio. Espiro e inspiro. Provate a sentire che le tazzine di caffè rimangono sempre piene. Se sentite che si muove troppo il bacino, fermate il movimento prima e lo fate un po' più piccolo e vi fermate. Riportate il braccio giù. Ispirate, sentite bene i contatti della vostra schiena che rimangono gli stessi, buttando fuori riportate giù la gamba. Fate la stessa cosa dall'altro lato, quindi prendete un bel respiro, le vostre costole rimangono in appoggio. Espirando, attivate l'addome, portate la gamba su a 90 gradi con il piede a martello, il braccio destro sale, anche lui perpendicolare. Inspirate per prepararvi ed espirando abbassate. Sentite che il braccio sinistro e la gamba destra che sono rimasti giù vi aiutano anche loro a mantenere il bacino stabile. Quindi usateli contro il pavimento. Rimangono stabili, sono una piccola ancora per il resto che si sta muovendo. Espiro ancora, ne faccio due. Uno. E vi fermate. Riportate il braccio giù. Prendete un bel respiro ed espirando abbassate. Adesso lasciate i contatti della colonna stabili portando le braccia sul soffitto e portate le braccia su pensando come se fossero i polpastrelli volessero incontrare il soffitto e poi li fate scivolare giù. Quindi sono le vostre scapole che scivolano lungo le vostre gambe toraciche, lungo le vostre costole, lateralmente. Provate a non portare le spalle verso le orecchie mentre le portate su verso il soffitto. Inspirate ed espirate regolarmente come vi viene più naturale, ma non state mai in apnea. Ok, provate ad aggiungere questo momento un movimento, una rotazione delle vostre braccia verso l'interno e verso l'esterno. I palmi guardano l'esterno mentre salite e si riguardano mentre scendete, un po' come se avvitaste e vi svitaste le vostre braccia. Ne fate ancora due, fate l'ultimo e vi fermate al centro. Adesso portate le vostre braccia indietro provando a non staccare i contatti della vostra colonna. Quindi portateli indietro fino a quando sentite che la schiena non si stende, fino a quando sentite che la spalla non sale verso l'orecchio. E ritornate. Se sentite che succedono queste due cose, fermate il movimento prima. E ancora, inspirate dalle costole dietro ed espirate. Vi fermate con le braccia sul soffitto, prendete un bel respiro ed espirando attivate l'addome, portate la gamba destra su a 90 gradi, col piede a martello, inspirate prima di portare anche la gamba sinistra buttando fuori l'aria. Tutte e due le gambe rimangono a 90 gradi, la colonna rimane stabile a terra. Provo a rifare lo stesso movimento delle braccia che vanno indietro ma senza staccare la schiena e ritorno. Quindi stirate dalle costole, sentite che la colonna rimane bene attaccata al pavimento ma lunga. Quindi vi volete sentire comunque lunghi dagli ischi alle orecchie senza schiacciare la schiena con forza sul pavimento. Ok, sentite che i contatti rimangono giù perché state lavorando bene col vostro addome. Ok, vi fermate con le braccia lungo verso il soffitto, prendete l'aria, buttate fuori, portate giù la gamba destra, poi la gamba sinistra e adesso incrociate le mani, portate le mani dietro la nuca, lasciate i gomiti sul vostro campo visivo, provate a non partire con i gomiti che toccano sul pavimento, provate a sentire che le vostre scapole sono ben ancorate alla cavità toracica. Adesso lasciate lo sguardo al soffitto inspirando, pensando di crescere indietro ed espirando provate a salire, mettendo la vostra colonna,
inspirando riscendete ed espirando salite, lo sguardo va verso le ginocchia, verso l'interno coscia e verso il pube. Provate a sentire che la testa resta pesante sulle vostre mani e ritornate, quindi provate a non usare il collo e non schiacciare il mento verso lo sterno mentre salite. Sentite che il movimento è dalla vostra colonna. E ancora espirate, provate a sentire lo sterno che scivola verso l'ombelico come una goccia d'acqua mentre il vostro sguardo sale e va verso il pube. Ne fate ancora due, espirate, rilassate la mandibola, salite, inspirate indietro e all'ultimo veramente provate ad allungarvi indietro e fare una curva più lunga che potete senza schiacciarvi e sentirvi chiusi e vi fermate in posizione. Inspirate dalle vostre costole senza lasciare la forza del vostro addome ed espirando sentite l'addome che lavora, si scava, si allontana un po' dalla maglietta e ritornate giù. Adesso giratevi su un fianco e andiamo in posizione seduta. Mettete un cuscino sotto gli ischi se sentite che non riuscite a mantenere la posizione seduta con la colonna lunga, quindi non volete sentirvi l'appoggio sul sacro o collassati sul vostro coccige, ma volete sentire che potete flettere bene le vostre anche per salire sugli ischi, quindi non siete in estensione, ma non siete neanche rilasciati. Trovate un equilibrio tra i muscoli anteriori e i muscoli posteriori. Potete usare il bastone di una scopa per sentire che poggiate lo sto sacro, il punto tra le scapole e la vostra testa. Iniziamo il movimento di cavatappi, inspirando le braccia salgono come se volessero raccogliere l'aria ed espirando la vogliono spingere in giù mentre la vostra colonna vuole crescere su. Inspirate, sollevate le braccia distese ed espirate, schiacciate l'aria, crescendo con la schiena dagli ischi fino alle orecchie. Pensate di essere come un cavatappi, le braccia del cavatappi scendono mentre il tappo sale, voi siete il tappo della bottiglia. Dagli ischi fino alle vostre orecchie, fate l'ultimo e vi fermate. Adesso portate le mani unite con i pollici che toccano il vostro sterno e per una volta sola provate a ispirare dalle vostre costole ed espirando pensate di crescere veramente ancora una volta come se chiudeste una zip dal pube fino ai vostri occhi. Adesso iniziamo un piccolo movimento del torace che va verso destra e verso sinistra, mentre gli ischi rimangono giù, una piccola traslazione. Provate a pensare di fare il movimento di una macchina da scrivere che scivola un po' a destra e a sinistra. E vi fermate al centro. E adesso ruotiamo invece come un asciugamano bagnata che si strizza verso l'alto. Lasciate l'ischio di sinistra giù mentre ruotate verso destra, lo sguardo resta in linea con le mani e con lo sterno. Utilizzate bene i muscoli anche addominali dalle costole del lato sinistro fino al fianco destro, ritornate al centro. Espirate, ruotate a sinistra e inspirate, ruotate al centro. Vi volete allungare veramente come un asciugamano che si strizza, ma non volete usare solo i muscoli della vostra schiena, ma anche i vostri muscoli addominali obliqui e ritornate. Muscoli della pancia e della schiena vogliono lavorare insieme, come se ci fossero due diagonali, una dalle costole al fianco opposto e una dalla scapola fino al gluteo opposto. E quindi è come se faceste questo movimento utilizzando questa linea dei vostri muscoli. Ritornate al centro, ritornate con le gambe in linea, srotolate la colonna se non avete il cuscino, altrimenti togliete il cuscino per ritornare sdraiati. Adesso portate il braccio destro, la mano destra dietro la testa, il braccio sinistro al soffitto. Ok, per prima cosa inspirando portate il braccio e la mano in linea con lo sterno, lasciate il braccio disteso, prendete un bel respiro, espirando salite di nuovo, lasciate gli occhi in linea con la vostra mano e ruotate il torace verso destra mentre vi flettete, ritornate. Ricordatevi che avete ancora le tazzine di caffè sulle vostre anche, lasciatele lì. Non è il vostro gomito destro che si vuole aprire, ma il torace che vuole ruotare. La
lasciare i piedi vivi contro il pavimento, ne fate ancora due. Uno. E ritornate. Cambiate braccio. Quindi il braccio è disteso, la mano va in linea con lo sterno. Prendete un bel respiro, lasciate il gomito sinistro sul vostro campo visivo ed espirando salite e ruotate. Lasciate lo sguardo che segua la vostra mano destra e sentite che c'è una connessione dalla vostra scapola destra fino al vostro fianco sinistro, come avete sentito prima, dalle costole fino al fianco opposto. Ne fate ancora due, lasciate le tazzine lì, la testa in appoggio sulla vostra mano. E vi fermate. Quindi ritornate sdraiate in appoggio, la nuca è rilassata, la gola è rilassata, c'è una lunga linea dal sacro alle orecchie, espiro, porto il coccide verso il pube. Inspiro, porto il coccide verso i piedi. Se il mio bacino fosse una bacinella d'acqua, l'acqua si vuole svuotare verso l'ombelico e verso i vostri piedi. Non volete attivare ancora i glutei, un movimento delicato. Non volete sforzare troppo la colonna quando portate l'acqua verso i piedi. Non lo fate tanto grande. Ok, pensatelo morbido. Espiro. Inspiro. Ancora una volta. E vi fermate al centro. Adesso dal movimento di retroversione, senza usare i glutei, ricominciate il movimento. Sentite che la colonna si è ancorata tutta a terra, adesso incominciate a spingere dai piedi, adesso sì che attivate i vostri glutei per salire in ponte, lo sguardo resta al soffitto, i piedi sono forti al pavimento, prendo un bel respiro dalle costole senza lasciare la pancia. Ed espirando torno giù una vertebra alla volta, sentendo che l'addome continua a lavorare fino all'ultimo, i glutei fino all'ultimo, fino a quando rilascio e ritorno in posizione neutra. Quindi porto il coccide verso il pube, l'acqua verso l'ombelico, continuo il movimento spingendo dai piedi, attivo bene l'addome, cerco di staccare una vertebra alla volta, inspiro, rimango, espiro, ritorno giù una dopo l'altra. Inspirate ancora ed espirate per ripartire, il coccide va al cuore, il cuore va all'ombelico, stacco una vertebra alla volta sentendo bene l'addome e i muscoli posteriori delle mie fasce che lavorano. Ricordatevi che non volete portare le gambe verso l'esterno, ma che le vostre ginocchia vogliono andare in avanti. E ritorno, ancora due. Quindi mentre l'acqua si svuota verso l'ombelico, i piedi spingono, le ginocchia si dirigono in avanti, mentre il coccide si dirige verso i vostri occhi. Fate l'ultimo. Inspirate. Ed espirando salite. Coccide al pube, pube all'ombelico. Ginocchia in avanti, sguardo al soffitto. Non salite sul collo, ma portate il peso verso i vostri piedi. Mantenete la posizione. Quando ispirate, non mollate la pancia, mantenete una lunga linea dalle costole alle ginocchia, portate le braccia su e poi le riportate giù e srotolate la colonna. Portiamo le gambe al petto, prendiamo sotto le ginocchia e facciamo un piccolo dondolino. Scegliete un lato per andarci a posizionare la pancia sotto. Posizionate le vostre mani sotto la fronte e adesso sentiamo bene l'appoggio del bacino giù, sentite che le ossa laterali sono ben a contatto, che il pube è ben a contatto, con un bel triangolo, tutti e tre gli angoli sono a contatto del tappeto. Provate a sentire quel contatto un po' più forte ogni volta che espirate, mentre la vostra pancia si scava e si allontana un po' dal tappeto. Provate a fare questo solo esercizio di respirazione lasciando i talloni verso le pareti laterali, rilasciando i glutei, prendete un bel respiro dalle costole ed espirando attivate bene il bacino giù, l'addome che si attiva,
tornate con i talloni verso il soffitto, fate attenzione che non si guardino, non guardino sempre il tetto. Prendete un bel respiro ed espirando fate sollevare leggermente la vostra coscia destra dal pavimento, puntando bene il piede destro come se le dita volessero toccare la parete dietro di voi e ritornate giù. Espirate, fate la stessa cosa a sinistra. Il bacino spinge in giù, la gamba sinistra si vuole allungare indietro, non vuole fare un bel calcio verso l'alto, ma indietro. Ok, quindi evitate di sentire la colonna che si attiva o di fare un calcio troppo alto, ma sentite il bacino che resta giù, l'addome che lavora insieme alla gamba che si estende. E ritornate. L'addome lavora, il bacino è giù, la gamba si estende, si allunga dietro. E ancora una volta, destra e sinistra. E ancora una volta, destra e sinistra. Adesso tutte e due le gambe insieme vogliono andare a toccare la parete dietro di voi e si vogliono allontanare di un millimetro dal tappeto. Provate a farlo senza strizzare i glutei e inspirando ritornate giù. I talloni guardano sempre il soffitto, l'addome si attiva, il bacino è giù, le gambe si allungano di un millimetro, si staccano dal tappeto e ritornano giù. Fate l'ultima volta, espirando e ritornate giù. Adesso le braccia vanno lungo i fianchi e facciamo un bel razzo. Aprite quindi le vostre clavicole espirando, attivate bene le vostre mani. Sentite che le spalle rimangono aperte e espirando attivate l'addome, il bacino giù, le gambe si staccano di un millimetro e la testa raggiunge l'altezza delle vostre spalle. Provate a guardare sempre il pavimento e non in avanti. Cercate di sentire che vi state allungando dai piedi alle orecchie e ritornate giù. Quindi inspirando preparo le mie scapole che si avvicinano e si vogliono incontrare con i glutei. Espiro, stacco la testa, le gambe, attivo bene l'addome mentre il bacino spinge giù e ritorno. Inspiro, preparo le spalle, espiro, attivo l'addome, stacco testa e gambe e ancora una volta, inspiro, preparo le spalle, distendo bene i gomiti, espiro, attivo l'addome, salgo e lo rifaccio, ancora in. Espiro, stacco e sto, prendete, buttate fuori l'aria, sempre sentendo che inspirate dalle costole e non lasciate mai l'addome, lo mantenete sempre attivo, mantenete i vostri gomiti ben distesi, non sono le braccia che vanno verso il soffitto, ma le scapole che si vogliono avvicinare e vogliono andare verso i glutei. Provate a non salire troppo e ritornate giù. Lasciate la testa da un lato e dall'altro. E poi ci mettiamo in posizione laterale. Usate il vostro tappeto per trovare una linea dal bacino all'orecchio e usate il supportino per ricordarvi che non volete rimanere con la colonna rilassata in modo da sentire che il vostro fianco di sotto lo volete utilizzare e volete rimanere sostenuto rispetto al pavimento. Usate il vostro tappetino per trovare una lunga linea dal sacro fino alle orecchie. Quindi immaginate ancora una volta un muro o un bastone dietro di voi in cui poggia lo suo sacro, il punto tra le scapole e la vostra nuca. Provate quindi a non stare con la spalla avanti o indietro rispetto al vostro bacino. La vostra mano del fianco destro, del fianco superiore, rimane in appoggio al pavimento. Se sentite fatica per tenere la mano giù, potete usare un blocchetto e mettere la mano un po' più sollevata per sentire che è più facile tenere le spalle superiore aperta. Cercate di non inarcare la colonna e di sentire che anche in questa posizione il vostro addome si attiva per mantenere ben lunga la zona lombare. La prima cosa che fate è mettere una mano sul vostro fianco superiore, ok, ispirando dalle costole del lato superiore vi allungate ed espirando sentite che non volete crollare sul cuscinetto ma vi volete mantenere lunghi dal fianco all'orecchio.
Cercate di mantenere questa lunghezza e di mantenere la mano in appoggio sul blocco o a terra ed espirando attivate l'addome e staccate la gamba di sopra, mentre la gamba di sotto continua a lavorare contro il pavimento. Tutto il fianco di sotto è attivo, mentre la gamba superiore spinge verso la vostra parete laterale. Inspirate ed espirate mantenendo questa posizione e mantenendo la colonna lunga senza movimento. Senza movimento del vostro bacino, provate solamente a muovere la caviglia che punta e flette a martello il piede. Punto e fletto a martello, immaginando di crescere più che posso dal tallone all'orecchio. Cercate di sentire che non rimanete con questa anca chiusa o flessa in avanti, ma che volete allungare e aprire questo punto mentre la caviglia si muove. Continuate questo movimento ancora una volta e vi fermate col piede a martello. Provate a sentire che il tallone spinge lontano, che il vostro fianco di sotto lavora, che la vostra gamba di sotto lavora, mentre la gamba scende giù ed espirando sale su. Scende giù anche se non tocco il pavimento, va bene, ed espirando scende giù. Ok, se tutto si mantiene stabile potete aggiungere anche il movimento della caviglia che va a punta mentre scendete e a martello mentre salite. Provate a non salire troppo e mantenere la gamba che sale più o meno in linea col vostro bacino. Fate l'ultimo, vi fermate e adesso mantenete la posizione cercando di crescere e di allungarvi dal tallone all'orecchio, attivando bene l'addome e attivando bene il fianco di sotto, sostenendolo dal pavimento, e ritornate. Fate tutto dall'altro lato, quindi ci mettiamo il nostro supportino sotto il fianco, il nostro blocco se abbiamo bisogno, immaginiamo di nuovo la parete, ricordiamoci che anche la nostra coda del coccige vuole rimanere in neutro, quindi non la tenete tra le gambe, non la tenete indietro, ma riportatela in neutro. Prendete un bel respiro guardando avanti, non guardate giù, ed espirando attivate bene l'addome, cercate di allungarvi dal fianco sinistro fino all'ascella sinistra, fino all'orecchio sinistro. Continuando a mantenere questa lunghezza, staccate la gamba sinistra e allungate in linea col bacino. Usate bene la gamba d'appoggio, sentite che non volete staccarla, ok, per mantenere sempre il bacino stabile con un fianco sopra l'altro. Puntate, flettete la vostra caviglia mentre continuate questa linea, questo allungamento. Ricordate che volete dare spazio in questa parte della vostra anca, che la vostra schiena non si vuole inarcare, che volete usare bene i muscoli delle vostre gambe. Vi fermate a martello e vi allungate lontano mentre il fianco di sotto lavora, sostenetelo, portate la gamba giù ispirando e su espirando, giù ispirando e su espirando, mantenendo il bacino ben stabile senza muoverlo. Adesso punto e scendo giù e martello, salgo su, punto, scendo giù, ricordatevi di usare bene questa gamba di sotto, martello, salgo su, inspiro ed espiro, inspiro, attivo l'addome, espiro, vi fermate negli ultimi due e nel prossimo state, mantenete la posizione, continuate a sentirvi lunghi, continuate a sentire che volete allungare questo punto e poi ritornate. Siamo pronti per andare di nuovo a quattro zampe per fare l'ultimo esercizio. Ok, riattiviamo di nuovo i piedi e le mani per fare l'ultimo gatto cammello, portando il peso un po' indietro, la coda del coccige tra le gambe, lo sguardo tra le gambe. Provate a non usare i muscoli del collo ancora una volta e poi riportate il peso sopra le vostre mani, le anche sopra le vostre ginocchia, provate a stendere. Di nuovo buttate fuori l'aria e inspirate e buttate e inspirate.
Inspirate. Ok. Ritrovate il vostro neutro, provate a mantenerlo mentre i vostri piedi spingono a terra, le vostre mani spingono a terra, se ne risale la testa tra le braccia. Lasciate le ginocchia piegate. Se sentite che per distendere flettete la colonna, quindi provate a mantenere la vostra schiena lunga dagli ischi alle orecchie. I talloni vogliono cercare il pavimento, ma senza per forza distendere le vostre ginocchia. Ok, mantenete le spalle sempre un po' lontane dalle orecchie, con le scapole ben ancorate, la cavità toracica, se riuscite, non state così. E adesso camminate con le mani verso i piedi, lasciate andare il peso della testa giù, prendete un bel respiro ed espirando srotolate, sentendo che anche i piedi vi aiutano a salire, le ginocchia si distendono poco a poco, la colonna si estende poco a poco, arriva il pube, lo sterno e la testa. Adesso per l'ultimo, provate a spostare solo il peso del corpo sul vostro piede sinistro, a sentire il gluteo sinistro che lavora, che vi sostiene fino all'orecchio sinistro. Pensate ai movimenti che avete fatto durante l'esercizio laterale. Staccate la gamba destra, cercate di allungarvi. Se riuscite a mantenere l'equilibrio, portate il braccio destro su. Ok, siete come quando eravate in posizione laterale, il vostro tallone stava spingendo lontano. Usate bene la vostra gamba sinistra e ritornate giù. Cambiate adesso, portate il peso a destra, sentite bene il piede destro e il glute destro che vi sostengono. Staccate la gamba sinistra. Sentite che la gamba può salire perché la gamba di terra la sostiene. Sostiene tutto il corpo. Portate il braccio sinistro su se riuscite a stare in equilibrio, in posizione. Ok, siete come quando eravate sdraiati lateralmente e ritornate. Inspirate su, portate le spalle giù, le braccia giù e adesso prendete un bel respiro ed espirate. Fate dei movimenti che vi fanno piacere, quelli che volete. Prendete, buttate fuori l'aria. Pensate che vi siete appena svegliati, un po' come se voleste spingere in tutte le direzioni qualcosa attorno a voi, a destra, a sinistra e di nuovo verso il tetto per stretcharvi. Ok, ritornate giù con le scapole, aprite le braccia e abbracciamoci. E apriamo ancora e abbracciamo il contrario. E lasciate le braccia giù. Adesso chiudete i pugni, buttate via tutte le paure di questo momento. Rilasciate le braccia, raccogliete le cose belle, le speranze e le portate con voi.